Come Buonasera a tutti. Oggi pensavate di essere collegati per webinar, invece stiamo organizzando una bella festa di carnevale. No, scherzo. Io ci faccio Capitan America. io Hulk. Leonardo fa Hulk, ma vabbè, lo so. Molti siete convinti meglio Leonardo così Sì, che nella decisamente. normalità. Condivido, vi do pienamente ragione, però dai, quasi vi abbiamo voluto dare il benvenuto con le maschere, ma forse è meglio che iniziamo a tornare un po' più seri. Dai, ce la togliamo. Forse era meglio con la maschera, No, però. per favore, mettiti la maschera, ti metti in presentazione comunque. Come fa? Torna con la maschera, Leo, dai, ti prego. Dove vado con la maschera? Oggi siamo, ecco, ora va bene. Eccoci qua. Oggi siamo nuovamente insieme, stavolta nella stessa stanza, a debita distanza. Leo sta un po' distante da me. Basta, Leo, lavati sta mascherina. Se capisco che sei meglio con la Eh mascherina, sì, però mi dai. sento più a mio agio. Esatto. Grazie a tutti, come sempre, di essere qua con noi a questo webinar. Oggi Presentiamoci seriamente, dai. presentiamoci Eh sì, seriamente, dai. ci presentiamo seriamente. Magari buona parte di voi ci conosce, io sono Alessandro Principale. Beh, basta ridere, però. Sono il responsabile vendita Italia di Lince. Leonardo Angelastro è responsabile dell'assistenza tecnica nazionale. Oggi vogliamo presentare un po' quello che è il nostro sistema Gol, il sistema di punta con varie novità che vi faremo vedere. Ci sono state molte nuove integrazioni. Vi daremo anche qualche anticipazione su quello su cui stiamo lavorando. Come sempre, prima di partire, volevo ricordarvi che Leonardo vi manderà successivamente al corso, vi manderà un'email dove ci sarà un questionario. Chi ci segue da tempo sa che per noi questo questionario è sempre estremamente importante. Vi ricordo che non sottovalutiamo nessun tipo di segnalazione. Per noi è molto importante perché voi siete i nostri occhi sul territorio, quindi è fondamentale riuscire ad avere dei feedback vostri, dei suggerimenti per poterci migliorare anno dopo anno nello sviluppo dei prodotti. Quindi questo è molto importante. Vi chiediamo la cortesia di farci questo favore e darci tutte le vostre impressioni, tutte le vostre segnalazioni. Volevo aggiungere che oltre naturalmente al questionario manderemo anche la registrazione del corso e la slide che presentiamo oggi durante il corso. Quindi Esatto. avrete pure materiale formativo. Ottimo. Io direi che possiamo cominciare. Come sempre, inizio io con la parte un po' più commerciale, poi passerò la parola a Leonardo per tutto quello che è più tecnico. Allora, focus particolare a questo kit. Molti di voi lo conoscono, lo stiamo pubblicizzando tantissimo. Sì, Okay, se è uscito alla presentazione, lo stiamo pubblicizzando tantissimo. È un kit molto aggressivo sul mercato, formato dalla centrale Tosca Gold, che andremo a vedere nel dettaglio tecnico sistematiche che è di programmazione con Leonardo, col modulo GPRS già a bordo, la batteria tampone, un rilevatore volumetrico e un contatto magnetico. Il tutto scusa, è anche il cartello dissuasore in PQC. Il tutto racchiuso in una valigetta
molto molto elegante con logo aziendale, quindi anche andando dai clienti dà un effetto d'immagine molto effetto wow, chiamiamolo. Un'altra cosa per chi non ci segue sempre, che stavo dimenticando, nel pannello di controllo di GoToWebinar c'è una sezione domande. Scrivete tutto lì, man mano io andrò a leggere tutte le domande, se saranno più commerciali rispondo io, se saranno più tecniche risponderà Leo. Scrivete nella sezione tutto quello che volete. Vado avanti. Volevamo fare un'analisi di quelli che possono essere i plus nel lavorare come punto di partenza da questo kit, quindi andare a analizzare quella che è la versatilità del nostro sistema. Il servizio, molto molto importante, adesso sempre più il servizio è quello che fa la differenza rispetto a tutti i competitor nel mercato. La tecnologia è ovviamente anche il prezzo ormai vista la concorrenza che c'è in giro è un fattore molto 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 importante. Versatilità. Perché parliamo di versatilità nell'utilizzo di questo kit? Innanzitutto perché va bene sia in ambito domestico che in ambito commerciale, quindi abitazioni civili o attività commerciali, questo è perfetto come punto di partenza. È un kit base, ovviamente con quello che c'è nel kit si inizia a fare una protezione di piccoli ambienti, ma nello stesso tempo è espandibile. Comunque andremo a vedere nelle caratteristiche, questa è una centrale che parte da due zone filari espandibili a 7, ma gestisce comunque 64 periferiche radio. Quindi comunque cambiando le esigenze del cliente nel tempo o anche immediatamente, sempre con la stessa centrale, riusciamo tranquillamente a fare degli impianti molto molto estesi, anche grazie a, vedremo dopo, la portata radio estremamente performante che gestisce il sistema. Altro punto importante dove ci andiamo a scontrare noi in generale, noi come produttori, voi come installatori, è la possibilità di realizzare tutto l'impianto senza opere murarie. Questo è un sistema completamente via radio, quindi senza opere murarie andiamo tranquillamente e in poco tempo andare a dare un servizio a quello, cioè un servizio al cliente finale senza dover stravolgere casa. Servizio. Cosa possiamo dare a livello servizio rispetto a quelli che sono i competitor? Qua vediamo una panoramica, iniziando innanzitutto col nostro orgoglio sul campo. Da tempo ci siamo ristrutturati a livello commerciale sul territorio con la figura dei Lince Security Specialist, gli LSS. Molti di voi già li conosceranno, sono dei tecnici commerciali che stanno a fianco per ogni tipo di esigenza, partendo dal sopralluogo, dalla preventivazione. Voi li chiamate, siete sicuri che avrete un supporto al 100%. Già da un paio d'anni abbiamo cambiato il nostro approccio del mercato. E abbiamo creato una bellissima squadra, non sto a elencarli uno per uno, ma sul sito potete tranquillamente cercare in base alla vostra area, uno per uno trovate qualunque tipo di riferimento. Piccola parentesi, non so se avete visto, abbiamo anche da pochissimo aggiornato anche il nostro sito web. Parliamo tanto di persone, tanto di servizio, chi non questo vi invito a farlo. Perché adesso anche dal sito vedete quello che è il nostro pensiero. Tutto gira intorno alle persone.
vogliamo essere riconosciuti come delle persone, non come un'entità astratta che produce, ma mettiamo la nostra faccia in gioco, sia, vabbè, la nostra faccia magari quella mia di Leo non è proprio il top, però alcuni a livello digitale, tutta la nostra squadra degli LSS sul campo sempre al vostro fianco, con una bella divisa, camicia, maglioncino, giacchettino. Per supportarvi sul territorio. Importantissimo il servizio configurazioni. Molti di voi l'hanno usato, in particolar modo per quello che riguarda i sistemi TVCC, Leonardo, Fabio e Maurizio. Maurizio sono sempre a vostra disposizione per potervi aiutare da remoto. Quindi voi siete sul campo. Piccola preghiera, avvisateli prima. No, Bravo, bravo. non chiamate così istantaneamente perché magari possono essere impegnati, magari state cercando Leonardo che magicamente è qua accanto a me e non può aiutarvi, quindi avvisateli prima, i ragazzi vi daranno, ragazzi, vabbè, vi daranno un appuntamento. Per potervi supportare, si collegheranno da remoto sul vostro PC, vi seguiranno passo passo nella configurazione. Sempre noi. Sono Sempre loro. Ecco, meglio con la maschera di Hulk che su sta foto, però. ovviamente l'assistenza tecnica è sempre raggiungibile in sede, loro sono sempre qua o telefonicamente. Una cosa importante. Per cui ci hanno odiato tantissimo a noi commerciali, quando gli abbiamo chiesto di fare anche a turno a pranzo per poter garantire il servizio anche all'ora di pranzo, quindi il servizio dell'assistenza tecnica telefonica è con orario continuato dalle 8:30 alle 18, quindi garantiamo anche in pausa pranzo qualcuno che risponda perché gentilmente hanno subito accettato la proposta di Sì. fare il pranzo secondo dei turni per poter garantire il servizio. Sto È scherzando. bene sottolineare il fatto che nell'orario dall'1 alle 2, dalle 13 alle 14 magari si evitano le configurazioni, altrimenti non diamo più il servizio. Esatto. Sì, anche perché a turno ma devono pur mangiare. Lo vedete che è fatto sciupato Leonardo. Mi hanno pure allungato per essere alto come gli altri. Garanzia, anche qui questo è un nostro pregio nel servizio perché i prodotti dell'antintrusione hanno una garanzia di 5 anni, non i 2 anni standard di legge, ma siamo sicuri del fatto nostro e andiamo a garantire i prodotti per 5, ben 5 anni. Una volta installato l'impianto, anche i nostri ragazzi, gli LSS, vi potranno supportare nella programmazione. Dovete fare i primi impianti, non conoscete bene il sistema, magari siete abituati ad utilizzare il nostro vecchio sistema Europlus. I ragazzi sul campo possono darvi tranquillamente supporto. Vengono con voi, vi fanno vedere tranquillamente come funziona il software. Programmate tutto insieme e andate tranquilli. Non c'è possibilità di trovarvi in difficoltà perché non conoscete un dettaglio o quant'altro. Avete una spalla sicura per andare avanti e concludere tutto nel migliore dei modi. Ultimo punto in merito ai servizi, ma molto importante, è quello che riguarda app e cloud. La prima domanda che ci fa qualunque cliente ormai per qualunque tipo di prodotto è: ce l'hai l'app? Tutto ormai gira intorno all'app. Ovviamente c'è l'app, tra le altre cose abbiamo rilasciato una nuova versione da pochi giorni. Adesso, dopo Leonardo vi farà vedere anche tutte le nuove funzionalità dell'app. E finalmente abbiamo anche una
favolosa piattaforma cloud per gestire voi installatori come manutentori tutti i vostri impianti tranquillamente da remoto, quindi anche delle manutenzioni, delle modifiche della sensibilità di un sensore, mettere dei nuovi codici, potrete tranquillamente dare assistenza ai vostri clienti anche da remoto. Questo è molto importante perché, come sappiamo tutti, quando si parla di antintrusione, il cliente chiama, c'è la necessità impellente di dover risolvere. In questo modo, con due clic, potrete controllare e monitorare tutto quello che volete sui impianti che registrate sul cloud. Tecnologia. Adesso vi faccio questa panoramica, Leo scenderà nel dettaglio. Come sapete, il sistema Gold è un sistema completo e ibrido. Completo perché, a differenza di tanti altri, noi abbiamo una gamma veramente completa, specialmente nella sensoristica. Molti si limitano ad avere sensori interni, ma per l'esterno devono andare a utilizzare sensori di terze parti in versione basso assorbimento. Il nostro è un sistema totalmente integrato, qualunque periferica è gestita tramite software. Non esiste la differenza filo radio. Per noi ormai qualunque tipo di sistema ibrido, io posso fare anche solo filo. Domani il cliente mi chiede un singolo telecomando, non c'è problema. Comunque il sistema, qualunque centrale andiamo a scegliere, ha sia la parte filare sia la parte radio già assolutamente nativa. È un sistema estremamente performante, come dicevo prima. Molti ancora sono limitati a sistemi tradizionali che lavorano in 868 e vanno a scontrarsi contro quelli che sono i famosi 200 metri aria libera. Il nostro sistema, che lavora anche nella banda 869 MHz, riesce a fare fino a 1,5 km in aria libera. Considerate che da quando abbiamo presentato questo sistema non abbiamo mai trovato una singola installazione dove non siamo arrivati col segnale diretto. Quindi tutto quello che erano le criticità, ponti radio e quant'altro, abbiamo totalmente superato questo tipo di problema. È un sistema bidirezionale che funziona su 5 canali di frequenza diversi. 5. Molti si vantano dei due canali. Questo è un sistema molto performante, vedremo. Ce lo racconterà Leo, con un sistema di salto di frequenze automatico, non dovete neanche preoccuparvi di andare a modificare i canali di frequenza, come si fa, come non si fa, tutto è assolutamente automatico. Se dovesse esserci un disturbo nell'ambiente, il sistema automaticamente va a cambiare e passa la trasmissione sul canale di frequenza migliore nel luogo, nel sito dove si trova l'impianto. Ambito programmazione, anche questa la vedremo bene con Leo, perché si può fare sia via software sia tramite cloud. E adesso allora finalmente passo la parola a Leo, iniziamo a parlare un po' tecnicamente, nel frattempo io sto qui, sto attento se scrivete delle domande, o rispondo io, eventualmente lo interrompo. Cercheremo di darvi tutto quello che vi possa essere utile. Insomma, la parte più difficile la lasci sempre. Sei il responsabile della competenza tecnica? Vai. Siete pronti? Per 3-4 ore non prendete impegni. Allora, facciamoci seri. Allora, il sistema Gold, come ha anticipato Alessandro, è un sistema ibrido, quindi quando parliamo di ibrido, vuol dire che gestisce sia periferiche collegate via filo che periferiche connesse via radio. È indicato sia per impianti ad uso domestico che in locali commerciali. Tecnologicamente avanzato, però nello stesso tempo è semplice da installare e gestire. Abbiamo soluzioni sia per quanto riguarda la protezione per interno che ed esterno. E soprattutto il nostro vanto è 100% Made in Italy, quindi tutto quanto il sistema
dalla progettazione meccanica, elettronica e produzione e Made in Italy, realizzato e prodotto direttamente qui in fabbrica. Come potete vedere, il sistema è completo. Partiamo dalla Tosca, che è la centrale che gestisce, come abbiamo detto, sia la parte filare che radio. Quindi possiamo vedere tutta la parte radio sensoristica, dal rilevatore al nebbiogeno, e poi c'è la parte che viene gestita via filo, dove oltre agli ingressi filari disponibili in centrale, tramite l'utilizzo del possiamo andare a collegarci un'ulteriore espansione, quindi espandere di altre 5 zone filari e poterci collegare quindi a altra sensoristica via filo, oppure dei comandi, gli organi di comando che potrebbero essere, che sono le tastiere touch, gli inseritori, e quindi sul bus, tramite il collegamento via filo, possiamo andare ad ampliare anche la gestione di comando del sistema. Allora, le centrali, fondamentalmente abbiamo tre modelli di centrale. Abbiamo la Tosca, come vi ho detto, che praticamente è una centrale completa perché praticamente è già al suo display, il suo tastierino, e quindi questo che cosa implica? Implica il fatto che sia l'utente finale può attivare, disattivare, controllare la memoria eventi e quant'altro, e anche l'installatore può programmare completamente tutto il sistema. Quindi per chi magari non vuole utilizzare il computer e quant'altro, può tranquillamente programmarsi la sua centralina e tutto il suo sistema direttamente dal pannello della centrale. È una centrale che ha un alimentatore da 2 A, per via dell'alloggiamento dell'armadio, del box, praticamente possiamo alloggiarci una batteria da 2 A. Ripeto, abbiamo 2 zone filari, la possiamo espandere con altre 5 zone, quindi arrivare a 7 zone filari e 64 periferiche radio. Dopodiché passiamo alle versioni un po' più grandi, quelle chiamate MST, cioè che sono praticamente posizionate dentro un armadio in metallo, e abbiamo una versione più piccola e una versione più grande. La versione più piccola ha 5 zone bordo centrale e può essere espansa fino a 15 zone filari e può gestire 32 periferiche radio. Anche questo ha un alimentatore 2 A, però c'è la possibilità di alloggiare una batteria da 7 A. Poi c'è la centrale più grande, la Gold MST, che parte sempre con 5 zone filari bordo centrale, ma può essere espansa fino a 30 zone filari, con 64 periferiche radio, quindi con un totale, volendo, di 94 zone gestibili. Questo monta un alimentatore da 3 A, quindi possiamo anche alloggiare una batteria fino a 18 A. Senza tralasciare che nell'armadio possiamo andare ad integrare anche tramite le slot le espansioni o schede conta impulsi e quant'altro. Punti di forza del sistema: sicuramente il protocollo wireless, ampia gamma di periferiche radio, facilità di gestione e programmazione, app con video verifica mazzi e integrazioni domotiche. Protocollo wireless, come anticipato Alessandro, è un protocollo che lavora su 5 canali di frequenza con doppia banda di frequenza, 4 canali a 868 MHz con una potenza massima di 25 milliwatt e un canale a 869 MHz con una potenza massima di fino a 100 milliwatt. E le caratteristiche di comunicazione sono il frequency hopping, il TDMA e l'AAS. Io non so l'inglese, se vuoi dire tu in inglese, il time division multiple access, questa è troppo difficile. Va bene, vi spiego Io raccontalo in tanto italiano, dai. in inglese non lo andrete mai a dire in giro, ma lo direte sempre in italiano, e quindi, visto che è un made in Italy, allora il frequency hopping che cosa fa? È il sistema, essendo un bidirezionale, gestisce in automatico il salto della doppia banda di frequenza e quindi dei 5 canali.
come ha detto Alessandro, lo fa in autonomia, cioè autonomamente, non siamo noi che andiamo a dire al sistema lavora con questa piuttosto che con l'altra. Inizialmente per le prime 24 ore di vita del sistema lui lavora a 869 MHz, dopodiché inizia a fare il salto automatico della frequenza e quindi ad utilizzare la frequenza con cui riesce a dialogare meglio. Il TDMI è il protocollo, cioè il tempo assegnato ad ogni periferica. La centrale, quando interroga le periferiche, hanno un proprio slot di tempo dedicato, quindi non accadrà mai che due periferiche vengano interrogate allo stesso momento e che parlano allo stesso momento. E il tempo di scambio dei dati avviene all'incirca entro i 7 millisecondi. La S invece è la crittografia delle comunicazioni, quindi con un codice, la protezione crittografica della trasmissione, il codice a 64 bit con 18 miliardi di codifiche, quindi è un sistema complicato da decifrare e quindi è ben stabile e protetto. Altri punti di forza, portata fino a 1,5 km in area libera, ci teniamo sempre a specificare questo, area libera, e quindi può cambiare naturalmente in fase di installazione. Considerate che noi non abbiamo ponti radio, quindi diciamo che tutti gli impianti ad oggi si sono potuti realizzare proprio per la portata. Per come è fatto il sistema radio. Stato periferiche, perché cioè, proprio perché c'è una comunicazione bidirezionale, le periferiche, la centrale conosce lo stato di ogni periferica e viceversa. Supervisione, la supervisione che entra in funzione circa tra 18 minuti, entro 18 minuti. Quando abilitata, praticamente non va a, cioè quando è abilitata, aggiungiamo al sistema un'ulteriore protezione, che nel caso in cui per i 18 minuti manca la comunicazione, veniamo avvisati da un allarme sabotaggio. Se non attiviamo la supervisione, naturalmente non è che andiamo a perdere. Ve lo specifico questa cosa perché spesso mi viene fatta questa domanda, ma se non attivo la supervisione, quindi non mi arriva la comunicazione dello stato della batteria, dell'allarme, del sabotaggio. No, tutte le informazioni arrivano sempre. Attivare la supervisione, oltre ad aumentare il grado di protezione del sistema, ci avvisa nel caso in cui viene a mancare la comunicazione tra centrale e periferica. Possiamo selezionare da un minimo di un ciclo fino a un massimo di 6 cicli. Inibizione, no inibizione, proprio perché la centrale conosce lo stato delle periferiche, ma anche le periferiche conoscono lo stato della centrale. Quindi non, forse eravamo abituati con i vecchi sistemi monodirezionali che il rilevatore, non conoscendo lo stato della centrale, si era inserito, disinserita. Ugualmente rilevava, ugualmente trasmetteva, poi se l'impianto era inserito scattava l'allarme, altrimenti era un'informazione persa. Però non poteva essere ogni volta che passo che rileva comunica, altrimenti le batterie sarebbero durate molto 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 poco. Quindi entrava il tempo di inibizione che si aggirava intorno ai 3 minuti e mezzo, 4, dipende dal prodotto. Conoscendo lo stato della centrale, le periferiche sanno se l'impianto è inserito e disinserito. Quindi che succede? Che ad impianto disinserito, anche se io passo 100 volte davanti a un sensore, non comunicherà mai la mia presenza alla centrale. Però come inserisco l'allarme o il programma di cui fa parte quel sensore, se passo 100 volte, 100 volte darà la comunicazione di allarme alla centrale e quindi verrà generato l'allarme. Setting. Regolazioni da remoto dei parametri delle periferiche, una grandissima cosa. Una volta che io ho finito di installare la mia sirena, nebbiogeno, contatto tapparella, Bobby, Bevy e quant'altro, non sono costretto, come quando ho un sensore
filare, andare a aprire per andare a fare tutte le regolazioni, la regolazione della sensibilità, piuttosto che modificare gli impulsi del contatto ad apparella o regolare, programmare la sirena. Una volta che io ho installato, o dalla mia centralina Tosca, o tramite software, o tramite clouding, praticamente basta modificare le impostazioni, inviarle e la periferica acquisirà i nuovi parametri che gli abbiamo modificato. Oltre alla gestione autonoma della frequenza, il sistema gestisce anche la potenza. Quindi no, non siamo noi né a decidere su quale frequenza farlo lavorare, con quanto potenza devono parlare centrale e periferica e viceversa. Quindi, in base al rumore ambientale che c'è tra le due, il sistema gestisce qual è la potenza giusta per poter dialogare. Naturalmente, più disturbo c'è, più deve dialogare con potenza alta e maggiore è il consumo della batteria. Questo è da tener conto. Ampia gamma di periferiche radio. Come potete vedere, abbiamo tutto per poter realizzare i nostri sistemi di allarme, dall'attivazione dei dispositivi di comando, quindi abbiamo il radiocomando per attivare e disattivare l'allarme, radiocomando antipanico, pulsante antipanico, rilevazione da interno, i rilevatori a parete, a soffitto a 360 gradi, contatti, abbiamo contatti per tapparella, contatti magnetici con ingresso ausiliare per poterci collegare un ulteriore contatto sia NC che veloce. Per la rilevazione da esterno abbiamo la gamma di bobby volumetrici e bobby a tenda, il bebby, integrazioni domotiche, rilevatore, rilevatore fumo, anti-allagamento, modulo out, un'uscita relay comandabile e gestibile anche da remoto, oltre che configurabile e associato a sia ingressi filari che a dispositivi radio. Dispositivi di segnalazione e dissuasione, tre diversi tipi di sirene, l'Aublò che c'è base ed evoluta, l'evoluta ha anche il controllo dell'antischiuma e dell'antifiamma. Abbiamo la Saxa e poi abbiamo il nostro nebbiogio, che ci vantiamo nel dire che praticamente siamo gli unici ad avere il nebbiogio completamente radio. L'unica cosa è attaccare e collegare la rete 220, le batterie e praticamente tutta la comunicazione, la programmazione, la durata sparo e tutti i controlli del nebbiogeno ce l'abbiamo in comunicazione radio. Quindi questa potrebbe essere la piantina. Questa è casa d'Alessandro, mi sembra, no? Sì. Quale delle tre? Tutte e tre, non me ne faccio mancare una, dai. Ok. Con una sola casa che ci faccio. Bravo, va bene. Quindi vedete che praticamente riusciamo a coprire questa tipologia di appartamento, dalla villa al classico monolocale e così via dicendo anche per quanto riguarda la rete commerciale. Abbiamo la possibilità di proteggere per finestre interno, esterno, proteggere anche a livello in caso di fuoco, in caso di perdite d'acqua e quant'altro, è tutto per la felicità della signora Maria senza andare a fare opere murarie. Basta Quindi fissare il prodotto al muro e funziona. diciamo che stiamo iniziando già da un po' ad uscire da quello che è il puro concetto di antintrusione. Quindi si sta iniziando anche a livello prodotti a dare tanti più servizi. Quindi riuscire a dare dei servizi a 360 gradi per quelle che possono essere le necessità. Di un appartamento, la necessità del, della
del cliente privato. Leo, volevo fare due domande che ho interrotto anche per questo motivo. Allora, Mauro ci chiede se per fare la programmazione della centrale, il PC deve essere collegato in centrale oppure, divisa in due domande, può preparare il programma, la programmazione prima della fase di installazione. Ora non so, rispondo io, rispondi tu, perché Mauro c'è un piccolo problema, specialmente che stiamo parlando di parte radio. Comunque ogni sensore ha un indirizzo hardware ben preciso, quindi la programmazione deve essere fatta direttamente in centrale, perché quando andiamo a acquisire, ve lo farà vedere Leonardo, la centrale con il sensore si scambia tutta una serie di informazioni per poter andarsi ad acquisire. Quindi materialmente non puoi generare una programmazione su un sensore che non è già stato acquisito mentre sei online, quindi sì, hai la necessità di farlo direttamente con la centrale o connessa via cavo, come mi hai detto, connessa via wifi, quindi via software o anche via cloud. Sbaglio? No, no, hai detto benissimo. Possiamo modificare, diciamo, chiamiamolo offline, la parte filare, nome, impostare alcuni parametri e poi quando andiamo, sul posto riversare, la programmazione in centrale. Però giustamente come dice Alessandro, per la parte radio io posso fare delle modifiche perché come ho detto io quando faccio delle modifiche le devo comunicare al sensore. E quindi non avendo la comunicazione, non avendo il sensore davanti, non posso fare nessuna modifica. Poi, tantomeno che se non l'ho programmato, non c'ho proprio i dispositivi radio per poter fare delle modifiche. Simone ci chiede, quindi con la supervisione attiva, mentre hai parlato di supervisione, con la supervisione attiva si evita la segnalazione manomissione anche in caso di mancato collegamento per pochi secondi? No, ho No. detto 18 minuti all'incirca. Ogni ciclo è 18 minuti e vai a decidere a quanti cicli di supervisione deve mancare una periferica per poter andare in allarme. Quindi non è qualche secondo. Considerate che 18 minuti non è che sono pochi, perché per un sistema bidirezionale non sono pochi. Cioè, voglio dire, non sono tanti, volevo dire, scusate, non sono tanti 18 minuti. Angelo ci chiede se col kit Gold è possibile gestire o dialogare con un sistema TVCC già esistente come ad esempio Reolink. No, al momento Solo con Mazzi. l'integrazione è con Mazzi, quindi con le nostre telecamere. Danilo ci chiede se è possibile inserire mappe grafiche. No, però scrivilo. Scrivilo perché è un qualcosa È di un buon suggerimento. interessante. Scrivilo nei suggerimenti e verrà tenuto in considerazione. Mauro ci dice sì, si può fare a banco. Ecco, piccola precisazione legata. Un nostro centro assistenza ha risposto anche alla domanda di prima. La programmazione la puoi fare al banco, farà vedere anche come si fa. Leonardo, metti le periferiche in modalità tutto, metti le periferiche in modalità dormiente, la funzione sleep che andremo a vedere. Puoi tranquillamente spegnere la centrale, portarti tutto dal cliente. Le periferiche si sveglieranno una volta ogni ora per controllare se la centrale è tornata attiva. Man mano che installate tutto, le periferiche andranno a risvegliarsi e trovate tutto già attivo e programmato. Johan chiede quanto durano le batterie delle periferiche, dipende dalle periferiche. Ci sono periferiche che durano 2 anni, periferiche che arrivano fino a 6 anni di autonomia. Al momento basta, continua, altrimenti. No, ok, no, anche perché poi te vendi cose che non faccio vedere, quindi. Scusa. Allora, facilità di Vabbè, lo sai che gestione. io poi Sì, prendo preso no, dalla folla ma è la vado avanti. stessa cosa faccio io, inizio a parlare poi non mi fermo più. Allora, come abbiamo detto, facilità di gestione e programmazione. Partiamo da quella più semplice che è la programmazione da centrale, quindi con la centrale Tosca, ripeto, per chi magari
non utilizza il computer, non gli piace utilizzare il computer, vecchia maniera, tra virgolette vecchia maniera, può tranquillamente utilizzare la nostra centralina e programmarsi l'intero sistema direttamente dalla centrale. Altrimenti, tramite PC possiamo, tramite il GoldSoft, possiamo collegarci alla centrale e programmare e gestire il nostro impianto. Abbiamo due modalità di poterci collegare, o tramite cavetto, oppure tramite scheda Wi-Fi, che la scheda Wi-Fi può essere utilizzata sì per collegarci alla nostra centrale e programmare e gestire l'impianto, ma successivamente serve anche per poter configurare e associare in cloud la centrale. E poi abbiamo l'ultimo nato, il Lince Clouding. Con Lince possiamo andare a interagire da remoto, in qualsiasi parte del mondo ci troviamo, naturalmente su centrali associate in cloud. Quindi, se la centrale, il nostro impianto non è stato associato in cloud, non è possibile utilizzare la piattaforma Lince Clouding. Naturalmente, per utilizzare la Lince Clouding, non è che siamo obbligati ad avere per forza di cosa la scheda Wi-Fi. No, possiamo, uno è la scheda Wi-Fi, ma nel caso in cui non c'è un router a casa e quindi non abbiamo la possibilità di sfruttare il Wi-Fi, tranquillamente possiamo utilizzare il nostro modulo, il nostro combinatore integrato che va ad innesto sia sulla Tosca che sulle centrali MST. Essendo un modulo GSM GPRS, abilitando i dati del gestore, quindi tramite l'APN proprio di ogni gestore, possiamo andare ad associare la nostra centrale in cloud sfruttando appunto i dati del gestore. Accesso al sistema. Le nostre centrali partono sempre con due codici. Amministratore di default, che naturalmente consigliamo di cambiare a fine installazione, amministratore 456 e installatore 1, 2 e 3. Andiamo a vedere. Qui io praticamente passo a farvi vedere direttamente come funziona il GoldSoft. Il GoldSoft praticamente una volta lanciato, la prima cosa che andiamo a fare è la scelta di canale di comunicazione. Vedete che può essere o la scheda Wi-Fi, oppure se abbiamo il cavetto collegato ci darà la COM. Quindi andiamo a vedere, qui ce ne abbiamo due, ce n'ho due, vediamo se controllo l'indirizzo giusto. Ok, applica. Siccome una volta che abbiamo dato l'indirizzo con cui ci dobbiamo andare a collegare, andiamo su impianto nuovo e praticamente ci andiamo a collegare alla centrale. Ops, impianto in cloud, è impossibile stabilire una connessione. Ricordatevi questa cosa perché col GoldSoft siamo costretti, per poter interagire con la nostra centrale, ad andare a togliere dal cloud la centrale. Quindi andiamo a configurare Wi-Fi. Passiamo da locale, da cloud a locale, applichiamo, ok, a questo punto possiamo andare a scaricare la configurazione dalla centrale. Come vi dicevo, ci chiede con quale codice vuoi collegarti alla centrale, installatore 1, 2, 3 o 4, 5, 6 amministratore, facciamo installatore, ok. E lui adesso si è connesso alla centrale e sta scaricando quello che c'è in centrale. Mentre ti colleghi, ti faccio due domande. Sì. Alcune rispondo io. Massimo ci chiede i costi delle batterie. Massimo, sono del stilo litio da 3,6 volts, quindi qualche euro, niente di trascendentale, non sono
pacchi batteria che costano 25-30 euro l'uno. Un'altra domanda di Maurizio: quanto durano le batterie in modalità Win? Non abbiamo ancora parlato della modalità Win, è una modalità, abbiamo un'ulteriore funzionalità di doppia alimentazione, come sa Maurizio, quindi le nostre periferiche, oltre alla batteria litio, posso alimentarli con un alimentatore esterno. In quel caso la durata della batteria va ad oltranza nella vita standard di una batteria litio che sta intorno ai 10 anni. Continua, dai, poi ci sono altre domande. Ma sottolineiamo questa cosa perché magari poi pensano che durano 10 anni le batterie. No. Allora, sì, infatti, come diceva Alessandro, tutte le nostre periferiche, tranne alcune, tipo i contatti, hanno la funzione Win che ci consente di poter collegare, alimentare esternamente con 12 volts le nostre periferiche. Quindi le rendiamo a quel punto completamente via, come se fossero via filo. LED sempre accesi, le tecnologie che funzionano in modo in OR. Sappiamo che un rilevatore, quando lavora a batteria, la microonda è sempre subordinata dagli infrarossi, sono gli infrarossi che comandano per poi attivare la microonda, in quanto sono la sensoristica che ha meno assorbimento. Sulle sirene addirittura, anziché mettere sulla, se noi prendiamo la Oblò evoluta, anziché mettere pacco batteria che ha un costo non indifferente, cioè, sicuramente superiore a una batteria al piombo, se noi andiamo a dare l'alimentazione possiamo anche collegarci una batteria al piombo, quindi abbiamo l'esistenza in vita attiva, la segnalazione è stato un pianto sempre attivo, cioè tutto quello che non potremmo fare alimentato a batteria, ce lo abbiamo dandogli alimentazione. Altre domande? Giorgio ci chiede se la centrale ha bisogno di alimentazione. Certo, assolutamente sì. Non può esistere un sistema con una portata del genere, almeno con la tecnologia attuale. Non sarebbe manca a norma, non collegato alla rete. Massimo ci chiede che tipo di collegamento è il cavetto. È un cavetto dedicato. È un cavetto proprietario per poterci collegare. Daniele ci chiede se il GSM è 4G o 3G, è GPRS. Il 3G è morto, assolutamente morto. 2G. Continuiamo a dire questa cosa personalmente, corsi da parecchio tempo. Non è una scelta di velocità o meno per poter funzionare. I pacchetti nel cloud sono dei pacchetti molto molto piccoli. La nostra decisione è quella di continuare ancora con il GPRS, perché comunque quello che ha avuto la proroga maggiore al momento fino al 2029 resterà tutto in funzione, perché tutti i moduli industriali sono fatti in GPRS, va più che bene quella velocità. Chi ha scelto di utilizzare moduli 3G in questo momento sono tutti andati morti, diciamo. Noi in 2G lavoriamo. Sì, esatto. Allora, andiamo, diciamo che oggi facciamo una panoramica, non andiamo proprio nei dettagli perché intanto l'abbiamo visto tantissime volte e poi ci saranno dei corsi dedicati più nella configurazione, programmazione e quant'altro, perché ci teniamo più che altro a far vedere tutte i prodotti, tutto quello che avete a disposizione per poter programmare e gestire l'impianto. Soprattutto vogliamo far vedere le novità dell'app e del Lynch Clouding. Allora, naturalmente, come avevo detto, con il software noi possiamo andare sia nella programmazione dei dispositivi sul bus che nella memorizzazione dei dispositivi radio. Semplice è la programmazione. Poi quando dobbiamo andare a memorizzare un dispositivo sul bus, il software ci dirà di aprire il sabotaggio della periferica che si sta programmando, quindi sull'inseritore andremo a aprire il giamperino, sull'espansione il giamperino, sulla tastiera touch apriremo il coperchio in modo che sganciamo il micro switch del sabotaggio, e così facendo andiamo a memorizzare singolarmente ogni singola periferica che è collegata sul bus, e questo ci consentirà di avere uno stato periferiche sul bus, tastiera, inseritore, se il sabotaggio è aperto, se l'ingresso AS è aperto dall'espansione, quindi tracciabilità. Se la periferica dovesse avere una problematica o un sabotaggio in corso. Stessa cosa vale per i dispositivi
nella programmazione del dispositivo radio. Per programmare un dispositivo radio, una volta che avviamo la memorizzazione, lui ci dirà di premere il tasto RF. Praticamente si parte da periferica sempre disalimentata, alimentiamo la nostra periferica, tre clic sul micro switch e praticamente avviene lo scambio dei dati. Nel primo passaggio ci sarà la trasmissione dei dati della periferica verso la centrale e quindi andremo a trovarci il pannello, per esempio vediamo un sensore, quindi ci darà questa schermata dove praticamente ci sta dicendo che è un sensore volumetrico da interno, che è il modello di sensore lo Zenith, e poi praticamente ci dà dal pannello andremo a modificare noi i parametri in base alle nostre esigenze, quindi nome, che tipo di programma associare, il tipo di sensibilità infrarosso e microonda, la logica di come deve lavorare il sensore in AND o in OR, con tutte le altre opzioni che possiamo dare alla periferica, escluso, silenzioso, test, parzializzabile, ronda, 24 ore, supervisione, LED on, se lo vogliamo fare ritardato o percorso, tempo ingresso, tempo uscita, su quale uscita d'allarme associarlo. Noi lavoriamo con due uscite d'allarme separate, A e K, se lo vogliamo far fuoco, campanello, elettroseratura e naturalmente anche lo stato, se vogliamo controllare se il sensore rileva d'allarme con tutte le memorie e quant'altro. Facendo applica andiamo a trasmettere alla periferica quello che noi abbiamo, i parametri che noi abbiamo impostato, e glieli andiamo a comunicare alla periferica. Fatto questo, il sistema è pronto, come vedete, dalla segnalazione di allarme e quindi in tempo reale. Fatto questo, il sistema è pronto per acquisire una nuova periferica. Quindi diciamo che noi da qui, da questo pannello, da questo software, andiamo, se vi faccio vedere altre configurazioni, questo per esempio è del contatto, del bobby, di un sensore di fumo, insomma tutte quante le periferiche hanno un proprio pannello e dove possiamo andare a modificare tutti i parametri. Ogni volta che noi andiamo a dare una modifica ai parametri, anche dopo averle memorizzate, come in questo caso, se io faccio una modifica o voglio semplicemente verificare se le impostazioni che ho dato delle sensibilità del PIR e della microonda mi vanno bene, come ho detto all'inizio, siccome le periferiche conoscono lo stato della centrale, in questo caso la centrale è disinserita, quindi se io passo avanti al sensore non potrei vedere se queste sensibilità fanno al caso mio, vanno bene per quello che devono proteggere. Per poter verificare se quanto impostato mi va bene, due sono i modi: o inserisco l'allarme e faccio scattare l'allarme o la signora a fianco che mi tirerà di tutto e di più, oppure basta che io vado su applica, applicando, rimandandogli i parametri anche se non ho modificato niente, quando li riceve praticamente il sensore mi va in testa e quindi mi accende i LED e posso tranquillamente visualizzare e verificare se i parametri che ho dato vanno più che bene. Un'altra cosa che posso fare andando sullo stato dei dispositivi radio, per esempio, è di interrogare la periferica. Posso vedere se la periferica sta dialogando con che tipo di frequenza e con quanto segnale. Vedete, frequenza 868, livello del segnale. Questo lo posso fare su tutti i dispositivi radio memorizzati. Sul pannello mi dice anche il tipo di programmazione che ho dato d'associazione ai programmi, gli attributi che ho dato, 24 ore, personalizzabile, poi qui sotto abbiamo la leggenda, quindi ci aiuta. E così via dicendo. Lo stato del GSM, nelle opzioni GSM, qui vado ad abilitare l'APN, in questo caso non abbiamo Omnitel, quindi web.omnitel.it, e quindi abilitando il GPRS praticamente posso associare la centrale in cloud.
insomma, abbiamo una panoramica che ci consente di poter gestire tutta la fase di programmazione. Possiamo anche, spostandoci e cambiando utente, passando ad amministratore, vedete che siamo passati ad amministratore, a questo punto addirittura posso anche inserire l'allarme e disinserire l'allarme. Quindi anche l'amministratore, qualora volesse utilizzare il software sul suo PC, può tranquillamente collegarsi alla centrale, attivare e disattivare l'impianto. Ok, detto questo, andiamo avanti. Siamo arrivati qui, mi sembra. Sì, queste cose che l'ho già spiegate. Andiamo velocemente avanti, tutte cose. Queste sono tutte le funzioni che hanno le periferiche, le sirene. Nebbiogeno, passiamo a Lince Cloud. Con Cloud Lince puoi verificare gratuitamente da remoto lo stato dei tuoi impianti, capire dove e come intervenire, ricevere notifiche per anomalie o allarmi, gestire tutti gli impianti sul territorio, gestire la manutenzione da remoto, visualizzare la composizione dell'impianto, attribuire uno stato a ciascun impianto e redigere la lista to-do list. Ci teniamo a precisare che questa versione, per chi volesse anche iniziare ad utilizzarla, quella di indirizzo, è una versione beta. Ci teniamo a sottolinearlo perché abbiamo preferito uscire con una versione beta, dove nel caso in cui ci sono degli aggiornamenti, delle modifiche e quant'altro, e poi soprattutto non, anche la grafica non è quella definitiva, quindi rilascio definitivo previsto per aprile, quindi cambierà la grafica e sarà molto 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 più bello. Allora, andiamo a vedere. Allora, una volta digitato, ma se leva sta cosa? No. Ah, no, ma si vede? No, Sì. no, 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 dico non si vede, non si vede. ok, perfetto. Allora, questo, una volta digitato l'indirizzo coldcloud.lince.net, ci porta qui. Allora, possiamo o utilizzare le mail e password che abbiamo, che utilizziamo per il Lince Home. Quindi, siccome lavoriamo sul cloud, attenzione, una cosa che non ho fatto, scusate, è ripassare in cloud la centrale, altrimenti non riusciamo a lavorarci. Quindi chiudo, ok, andiamo su configurazione Wi-Fi. Questo passaggio è importante perché con Lince Cloud possiamo fare tutto quello che facciamo tramite Cold Software, ma è necessario, compreso anche associare il nostro impianto in cloud. Gli unici passaggi dove siamo vincolati, che possiamo fare se abbiamo la scheda GPRS, se abbiamo una centrale Tosca, basta inserire tramite centrale l'APN del gestore che stiamo utilizzando. Però se abbiamo una scheda Wi-Fi, siamo vincolati a configurare la scheda Wi-Fi già sul router, perché altrimenti non possiamo associare l'impianto in cloud. Quindi passaggi, quando di default lei parte da access point, quindi dobbiamo passarla in periferica. Andiamo a assegnare il router di casa che abbiamo a disposizione, gli mettiamo la password, clicchiamo su cloud e facciamo applica. Fatto questi passaggi, possiamo chiudere il Goldsoft e passare al Lince Cloud. Quindi, come ho detto, se non avete nessun account o se il cliente ancora non ha nessun account, quindi è un impianto nuovo, state dal cliente e non ha ancora fatto la registrazione su Lince Home, può fare la registrazione anche da qui, da Lince Clouding. Quindi la registrazione che andiamo a fare qui su Lince Cloud sarà la stessa che andremo ad utilizzare su Lince Home e viceversa. Quindi, se abbiamo già una registrazione, un account su Lince Home, basta inserirli qui e non è necessario fare una nuova registrazione. Quindi entriamo. Fatto, mi sono sbagliato.
Ok, ed ecco che siamo entrati nella piattaforma. Naturalmente, lavorando su web, possiamo utilizzare il browser che più quello preferito, cioè quindi o Firefox, Safari, Chrome, quello che volete, o come si chiama quello di Windows, Edge, non mi ricordo come si chiama. Non ho Windows. Ho detto proprio la persona sbagliata. Quindi siamo entrati nella piattaforma. È la piattaforma qui che vediamo. Praticamente abbiamo una mappa geografica dove vedete sicurezza 2021. Qui vedete un pallino con scritto 2, qui 3. Che cosa vuol dire? Che praticamente vuol dire che qui, se io vado a cliccare sul 3, Tosca, Tosca, tavolo Fabio. Quindi questo è un impianto. Qui in questa ne ho due. Vedete? Prova Bobby, vado sotto, Lince Cat. Quindi io praticamente ho una mappa completa del territorio, di tutto il territorio italiano, dove praticamente ho i miei impianti installati. Più semplice, vado su Lista Impianti e qui praticamente ho tutti i miei impianti. Allora, la prima cosa che dobbiamo imparare e dobbiamo iniziare ad utilizzare e capire sono i ruoli e i permessi. Noi siamo abituati che sulla centrale abbiamo, come ho detto, il codice amministratore e il codice installatore. Poi possiamo creare anche il codice utente. Quindi ogni ruolo ha dei permessi. L'installatore può programmare, l'amministratore può inserire, disinserire, modificare tutti i codici, addirittura volendo può anche programmare perché è lui il padrone e quindi può modificarsi i codici installatore e quant'altro. L'utente è abilitato ad attivare e disattivare il programma o i programmi a lui associati. Con l'app parliamo di proprietario e utilizzatore, quindi il proprietario è colui che configura in cloud la centrale, che utilizza il codice amministratore. L'utilizzatore invece è praticamente il proprietario che invita, che ne so, ma a casa c'è il marito e moglie, il marito è il proprietario, la moglie vuole utilizzare l'app anche lei, quindi è il marito proprietario, essendo proprietario, che invita la moglie, ma c'ha gli stessi permessi che ha il marito, quindi può attivare, disattivare, modificare, fare quello che vuole dall'app Lynch Home. Nel Lynch Cloud invece abbiamo proprietario, utilizzatore e manutentore. Il proprietario è colui che praticamente ha i permessi di poter abilitare sia l'utilizzatore ma anche il manutentore. Il proprietario può essere anche manutentore, ma il manutentore ogni qualvolta dovrà collegarsi alla centrale, non potrà mai farlo autonomamente, ma previa autorizzazione del proprietario. Quindi è fondamentale ed è importante capire queste differenze dei ruoli e i permessi che hanno questi i ruoli. Quindi abbiamo detto manutentore, proprietario e utilizzatore. Se non è chiara tutto questi ruoli e permessi, naturalmente scrivetelo pure sulla chat in modo tale che magari ci soffermiamo di più. Come vedete qui io ho diversi impianti dove qui sono utilizzatore, qui manutentore e proprietario, qui manutentore e proprietario, qui solo manutentore, manutentore e utilizzatore. Come potete vedere in questo pannello io ho il modello di centrale, il nome dell'impianto, l'indirizzo dell'impianto, che se è connessa in cloud oppure offline, se l'impianto è operativo, e poi qui abbiamo questa sembra una calcolatrice, cliccandoci praticamente mi collega alla centrale e mi fa entrare con il codice o installatore o codice amministratore. Come potete vedere, so se l'avete notato, qui abbiamo anche una plus Tosca. Questo che vuol dire? Che dopo tanti tanti anni, finalmente chi ha un impianto Euro Plus con la scheda EURET potrà finalmente mettere in cloud il proprio impianto. Attenzione,
C'è una bella differenza da dire. Non è che avrete un'app dedicata, si utilizzerà tramite la piattaforma Lynx Cloud, quindi su web browser, e si riceveranno le notifiche per email nel caso di allarmi e quant'altro. Quindi non è che abbiamo una gestione come l'app Lynx Home. Già adesso si fa confusione perché tanti ci chiamano, c'ho l'Euro Plus, c'ho l'Euronet, ma voglio usare Lynx Home. No, Lynx Home è solo per il sistema Gold, mentre per chi ha l'impianto Euro Plus con la Euronet potrà gestirlo in cloud. Detto questo, andiamo a vedere. Qui abbiamo visto che abbiamo la lista degli impianti. Qui abbiamo nuovo impianto. Nel nuovo impianto, naturalmente, una volta che ho entrato, questa è l'anagrafica dei dati di chi entrato con il proprio account, quindi dovrete andare a inserire l'email, il codice fiscale, data di nascita e quant'altro. Potete salvare, caricare una foto che può essere dell'appartamento, che può essere della centrale e quant'altro. E quindi ecco qui, come in questo caso, io ho messo assistenza tecnica. Nuovo impianto, vado avanti. Qui mi dice: per proseguire è necessario identificare il proprietario attraverso la sua email. Nel caso in cui il manutentore è anche proprietario di questo impianto, selezionare l'opzione sottostante. Che vuol dire che praticamente viene da sé che questo passaggio può essere fatto o entrando con le mail e le credenziali del proprietario, oppure posso anche entrare con le mie credenziali da installatore, ma non devo cliccare sul manutentore anche proprietario, perché altrimenti, vedete, mi appare l'email con cui sono entrato io. Quindi, se io voglio associare la centrale in cloud del cliente, lo posso fare. Quindi, vince corsi, chiocciola. .com. A questo punto vince corsi che sì, vado avanti. Codice proprietario: un codice OTP è stato inviato all'indirizzo email del proprietario. Inserire il codice per proseguire. Naturalmente quell'email è un'email che è già registrata o sull'account qui o sul Lynx Cloud o sull'app Lynx Home. Vado a vedere sulle mail. Che non mi sono sbagliato, corsi Lynx che ho la Gmail, ho commesso. Allora, infatti, sbaglio sempre. Brutta Corsi la vecchiaia. Lynx è già avanti. Andiamo a vedere le mail. Eccolo qua. Mi è arrivato un codice OTP, quindi un codice temporaneo, quindi a questo punto vado a mettere, mi copio il codice, lo inserisco e vado avanti. Allora, questa piattaforma, come potete vedere, ci consente di configurare centrali Euro Plus, centrali del sistema Gold, ma ormai sapete anche tutti quanti che noi abbiamo anche una parte commerciale riservata, tra virgolette, detta ai professionisti, Italiana Sensori e Pro, quindi può essere gestita da tutti. Selezioniamo Gold 869, anche perché non ve l'ho detto, ma stiamo cercando di configurare una centrale tosca che ho qui sul tavolino. ID univoco, che cos'è? È l'ID della centrale. Come ricaviamo l'ID della centrale? Se abbiamo una tosca, nel menu connettività troviamo l'ID della centrale. Se non abbiamo la tosca, ma abbiamo l'MST, ce lo andiamo a ricavare dal Gold Soft, e quindi avremo il QR code con l'identificativo. Quindi in questo caso andiamo a scrivere l'identificativo 7206 CF 14661 CE 5BF. Nome impianto, corso webinar, indirizzo
via, mettiamo via Toledo-Napoli. Qui mi chiede l'opzione di Buona accesso, la pizza. disabilita accesso automatico manutentori. Qui possiamo dare la possibilità di accedere automaticamente dai manutentori oppure no. Composizione dell'impianto, Tosca, che ne so, Ditti, Bobbi, insomma, vado a scrivere come è composto l'impianto. Note, questa è la lista to do. Che cosa ci consente di fare? Allora, mi devo ricordare che devo comprare una scatola 503 e metto così. Mi devo ricordare che devo portare al cliente un altro radiocomando. Ok, quindi praticamente mi vado a creare la mia lista che poi praticamente man mano che le porto a compimento le posso segnalare oppure cancellare. Lo stato dell'impianto, operativo, in assistenza, in costruzione, dismesso, mettiamo operativo. Scegli file, carichiamo la foto, fatto questo, andiamo avanti. E non è andata a buon fine perché mi sono scordato da mettere in cloud la scheda. Io faccio il corso e poi non faccio io quello che c'è da fare. Allora. Eccola qua. È apparso locale. Sì, infatti non lo rifaccio. Ok. Applica. Però mi ha ridato un'altra volta locale. Vediamo un po'. Ok, vediamo. Dobbiamo ricominciare. Allora, nuovo impianto, avanti, email, com'era, corsi Lince? O corsi Lince? Com, andiamo avanti, codice OTP, eccolo qua. Avanti, ok. Intanto tu leggi Nel le mail, io frattempo te lo contatto le scrivo. fai, leggo qualche domanda. Fabrizio ci chiede se il cavo dedicato viene fornito o meno, dipende dalla centrale. Nella TOSC, che si può programmare anche direttamente dal tastierino, no, in quella metallica sì. Comunque considera che la TOSC col modulo GPRS già a bordo, basta che metti la SIM, si collega, configuri tramite l'Apple Cloud, poi puoi tranquillamente programmare via cloud, quindi non è necessario il cavetto di programmazione. Alessandro ci chiede se è possibile gestire solo l'inserimento da dispositivi come Alexa e Google Home. In questo No, momento, diciamo. come totalmente integrato, no, ma ci sono sviluppi in corso. Massimo forse ha visto nel software cos'è la registrazione vocale, proprio la registrazione vocale dei messaggi che deve fare il combinatore quando chiama. Daniele vuole sapere se esiste la funzione auto-esclusione per i contatti. Sì, c'è per Sì. tutto, qualunque tipo di sensore di segnalazione ha l'autoesclusione che vai a impostare tu. Nicola, esiste un sistema per migliorare la ricezione del telecomando centrale per accendere e spegnere l'impianto? L'antenna di solito la pongo sopra la centrale all'interno dell'abitazione. No, perché è fatto apposta il sistema, va a funzionare a 1,5 km in area libera a livello generale, ma il telecomando per evitare
possibili problemi di magari disattivazioni troppo a lunga distanza è limitato nella portata a 400 metri aria libera. Poi vediamo come fa il proprietario a inibire il manutentore. Massimo lo può cancellare in qualunque momento, se l'ha abilitato totalmente oppure l'ha abilitato con password OTP, meglio ancora perché decide lui il tempo dove può connettersi. Se lo abilita standard, poi può rimuoverlo quando preferisce. Poi, permesso da proprietario al manutentore il passaggio a spiegare meglio, adesso ve lo fa vedere. Passaggio da Il permesso da proprietario a manutentore, come deve fare il proprietario per abilitare il sì. permesso al manutentore? Adesso ve lo fa vedere Leo. Il collegamento tra centrale e cloud avviene tramite quale interfaccia, Johan, o tramite scheda Wi-Fi o tramite combinatore GPRS. GPRS? Uno dei due è assolutamente indifferente. Meglio se li metti entrambi. Prioritario diventa il Wi-Fi. Se dovesse mancare la connessione Wi-Fi, quindi quella fissa, switch in automatico sul GPRS. Francesco, avendo un elenco di proprietari, ho bisogno della liberatoria sul trattamento dei dati. No, Francesco, se fai il manutentore sei fisso, è meglio che ti fai fare un fogliettino che, se ricordi, c'è nel manuale dell'antintrusione che facciamo, c'è il modello del contratto di manutenzione che potete fare, voi con il cliente privato. Quindi fatti fare un contratto di manutenzione se vuoi essere manutentore fisso. Ma poi, cioè, considerate che. Ottenere l'Ince Clouding solo da PC? No, Mauro, è una pagina internet a tutti gli effetti. C'hai un PC, c'hai un iPad, hai qualunque tipo di dispositivo possa aprire una pagina internet, ti colleghi. Diciamo che adesso pure sul telefono, però non è performante, cioè non è proprio qualitativamente Lo utilizzabile, schermo è perché sì, piccolo. anche perché poi ho detto va ancora, questa è una versione beta. Ok. Poi Gianluca dice: normale non riesce a accedere a goldcloud.lince.it, è una pagina internet a tutti gli effetti. Forse Gianluca, non abbiamo messo l'HTTPS, devi stare attento, forse non l'avevamo scritto, non è HTTP. Ma devi mettere HTTPS due punti / / quell'indirizzo perché è un sito protetto. Poi la centrale, Domenico, la centrale avvisa quando le batterie sono scariche? Sì, certo, c'ha due livelli, due soglie di avviso, una prima dove già ancora hai qualche mese d'autonomia e poi ti dice batteria scarica e poi batteria Capo. KO. Alessandro, su un impianto robusto ho installato la scheda LAN per il collegamento in rete della centrale solo in rete domestica. Adesso se aggiorni il firmware volendo puoi tranquillamente connetterti. Una sirena gold in un cantiere, Maurizio ci scrive, fa un beep in fase di inserimento, cioè, vuol dire qualche anomalia? No, hai La inserito il segnalazione. beep stato impianto, è la segnalazione di un segmento Anche qui volendo impianto. lo faccio Lo sempre. devi, anzi, questo è attivo. Tutto il bip. Hai solamente la segnalazione di inserimento attivata. Posso collegare all'Ince Clouding con l'Europlus? Sì, la puoi collegare. Non via app l'Ince Home, però puoi tranquillamente Dovete collegarlo aggiornare col la firmware. Euronet, sì, il firmware che trovate sul nostro sito, ve lo scaricate e aggiornate. Poi praticamente aprendo la schermata dell'Euronet potete, cioè, sia per aggiornare e dovete inserire l'indirizzo del cloud in modo tale che poi andate ad associare in cloud direttamente la centrale. Umberto ci chiede se c'è un timer per attivazione e disattivazione automatica dell'impianto. L'attivazione sì, la disattivazione automatica no, Ad oggi. solo l'attivazione automatica. Mi
date il link per il Lince Crowding, adesso lo riproponiamo. No, sulle pagine internet non lo trovi perché ovviamente non è, in questo momento in fase di beta test e lo stiamo dando solo a chi ci segue, non è stato ancora reso pubblico. Vai. Ok, allora vedete l'impianto creato con successo. Quindi abbiamo messo associato in cloud la nostra centrale, ci è arrivata la notifica perché essendo io proprietario devo essere sicuro, devo essere avvisato sempre di quello che avviene, che succede sul mio impianto. E quindi una volta che io ho associato la centrale, vado sulla lista impianti, vado a vedere lista impianti e quindi mi troverò la centrale webinar. Via Toledo Napoli operativa e di conseguenza avrò anche una volta commesso in cloud io aprendo l'app su sul il telefonino sul Lince Home, andiamo sul Lince Home, vi faccio vedere che praticamente senza dover fare la procedura a cui siamo abituati a fare nell'associazione tramite Lince Home, io mi trovo già configurata la centrale sul mio impianto. Avvia trasmissione. Ok. Allora, dai, avvia trasmissione. Certo. Se te decidi. Continuo io con le domande? Questa oltre poi è Allora, una sì, connessione. Biagio ci chiede, allora, innanzitutto la versione standard del cloud Ok. è totalmente gratuita nella gestione fino a tre impianti. Per Sì, poter ma adesso gestire poi i spiego. tre impianti c'è la versione premium e adesso vi farà vedere Leo quanto costa, quindi già Biagio è andato a Vedete sbirciare se è l'email connesso. Corsilice ed ecco che la centrale che ho associato tramite cloud me la trovo non magia, me la trovo già configurata sul mio telefonino, quindi non c'è bisogno di fare che dovete andare a fare i doppi passaggi. Quello che fa del Lince Cloud è lo stesso che andremo a fare sul Lince Home. Quindi torniamo sul Lince Cloud. Quindi abbiamo visto gli impianti, abbiamo visto il nuovo impianto, abilitazione utenti. Prima mi è stato chiesto come faccio ad abilitare i nuovi utenti. Io qui c'ho una lista di tutti gli utilizzatori che ci ho configurati sui miei impianti. Nel caso voglio aggiungere un nuovo, basta inserire l'email. Parlavamo prima l'esempio marito e moglie. Basta che io inserisco l'email della moglie, seleziono l'impianto dove sono proprietario. In questo caso io sono proprietario solo su questi due pannello. Non trovo il webinar perché non ero proprietario, quindi è normale che non me lo fa vedere. Qui solamente se sono proprietario dell'impianto posso invitare altre persone. Quindi pannello corsi, profilo, manutentore o utilizzatore. Quindi una volta che praticamente io faccio selezione, faccio salva, arriverà l'email e più se ho fatto utilizzatore sul telefonino della moglie si troverà configurata la centrale. Assistenza tecnica. Questa assistenza tecnica non è che è dedicata solo a noi, assistenza tecnica Lince. Assistenza tecnica la può utilizzare l'installatore, il manutentore a cui non è stata data l'abilitazione come manutentore, ma deve intervenire sull'impianto del proprio cliente. Quindi che cosa andiamo a fare? Quando la signora Maria ci chiamerà per dire: senti, io c'ho quel sensore che magari se gli abbassiamo la sensibilità forse mi evita il falso allarme perché mi è cresciuta la pianta e quindi voglio modificare. Vieni qui sul posto oppure lo puoi fare a distanza? Lo posso fare a distanza. La signora Maria prende il suo PC, gli dite di digitare goldcloud.lince.net, lo fate entrare con le stesse con le mail e password che usa nel Lince Home, la fate andare qui su assistenza, nuova abilitazione,
inserite le mail, com'era, Corsi Lince? Sempre così. Corsi Lince, chiocciola gmail.com. Ok, abbiamo inserito le mail nostra, installatore, seleziona l'impianto, quella ci avrà solo il suo, quindi pannello corsi. Addirittura ci può assegnare quanto tempo ci dobbiamo stare collegati, un'ora, 9 ore, 23 ore, 72 ore, me basta un'ora, in realtà me ne basta pure di meno di un'ora, faccio salva. Che succede? Che praticamente a me arriverà il... Eccola qui, dove io non è che entro nell'impianto utilizzando le credenziali della signora Maria, ma mi vengono generati un'email temporanea e un codice temporaneo. Ed ecco qui, io dovrò far altro che copiarmi queste mail, copiarmi questa password, aprire il Gold Cloud dove c'è scritto email, ci mettete questa qui che vi è arrivata temporanea, nel dove c'è scritto password andate a mettere questa password. Quindi a questo punto potete entrare nell'impianto della signora Maria e quindi fare tutte le modifiche che volete. Andiamo a vedere finalmente come entriamo negli impianti. Andiamo su questo pannello. Eccola qua. Clicchiamo qui. Vedete, qui mi dice inserire codice o installatore o amministratore. Mettiamo installatore e faccio il login. Se vi ricordate bene, o chi è abituato ormai a utilizzare il Goldsoft, non noterete grosse differenze. Abbiamo configurazione sistema, ingressi filari, dove praticamente ci andiamo a modificare tutti i campi che avevamo sul Goldsoft, assegnare il tipo di programma, voglio solo su G1, solo su G2, che tipo di collegamento ho fatto, doppio bilanciamento, con NC escluso, vedete, la grafica è diversa e vi ripeto ancora, non è quella definitiva. Una volta che ho fatto questo, faccio applica o mandato la comunicazione. Ragazzi, non cominciate a dire, ma quanto ci vuole? Allora, non siamo né davanti al tastierino della centrale, non siamo né collegati con il cavo, non siamo né collegati, già chi ha programmato la centrale col cavetto e chi l'ha programmata con la wifi, avete visto che ci sono dei tempi. Qui siamo in cloud, quindi c'è ancora un ulteriore passaggio, quindi non vi aspettate che ta-ta è fatto. Anzi, troppo veloce è Un il passaggio. secondo, Troppo un veloce secondo, due. è. Quindi questo è quello che avviene per quello che riguarda, vedete, come anche sul Goldsoft ci dice se stiamo lavorando sull'espansione, su che zona e quant'altro. Dispositivi radio, abbiamo visto prima, voglio modificare lo Zenith, dove sta? Zenith, voglio modificare la sensibilità, ok, aumento, faccio altro che fare, applica. Comunica i parametri al sensore e anche come quando facciamo col Goldsoft mi manda anche il test e il sensore e quindi possiamo provare se la sensibilità che abbiamo dato è buona o no. Ok, il comando è stato dato e il sensore ha iniziato a funzionare e quindi praticamente abbiamo la possibilità di tarare il sensore. Stesse cose, periferiche su bus, anche qui abbiamo la nostra lista, tastiera, espansione, chiavi, codici. Naturalmente, essendo da installatore, non mi ci fa entrare, sono solo da permesso amministratore. Abbiamo tutte le opzioni, possiamo andare ad impostare, vedete, i cicli di supervisione. Una cosa importante che non vi ho detto sono le protezioni che ha il sistema. Abilitando la funzione DES, eccola qui, andiamo a garantire nel caso in cui c'è un disturbo radio e la periferica non riesce a comunicare la rilevazione di allarme alla centrale in quel momento, non è un'informazione che va persa, ma abilitando il DES
La periferica si tiene in pancia l'evento, lo comunica appena torna la comunicazione, quindi è importante abilitare questa funzione e dare una sicurezza in più. Inoltre, la centrale, se per un minuto persiste un disturbo radio, ci dà una comunicazione di disturbo radio o saturazione radio, e in più mi attiva un'uscita filare dove praticamente posso andarci a collegare un combinatore che poi magari PSTN o qualsiasi altra cosa che mi possa avvisare che mi stanno disturbando il mio sistema. Le uscite, quindi vedete, tutto quello che noi andiamo a fare da Goldsoft praticamente ce lo ritroviamo pari passo qui nel cloud e comodamente a casa nostra, in ufficio nostro, senza stare lì sul posto. L'APN, la registrazione del messaggio, naturalmente questa è l'unica cosa che dovete fare sul posto, se no non potete registrare il messaggio. Andiamo a vedere amministrazione sistema, autoinserimento, prima qualcuno ci ha chiesto l'autoinserimento, vedete, possiamo abilitare l'attivazione totale o dei singoli programmi, abilitandolo ogni qualvolta arriveranno l'orario che abbiamo programmato, si attiverà l'allarme. Comandi di centrale, quello che vi ho fatto vedere prima, memorizza dispositivo bus, memorizza dispositivo radio, anche qui basta cliccare e possiamo tranquillamente andarci a programmare la nostra periferica, cancellare dispositivi, cancellare memorie aventi. Nella stato sistema, stato impianto. La prima schermata del Goldsoft, ecco che ce la ritroviamo qui. Stato centrale, memoria, tensione, versione firma e modello di centrale, tutti gli stati di allarme e quant'altro. Stato dispositivo radio, stesso discorso. Anche qui abbiamo la panoramica dei dispositivi radio con i programmi a cui l'abbiamo associato. E anche qui, se io ci clicco, praticamente fa l'info. Interroga la periferica e mi dice lo stato della periferica, il segnale, frequenza. Considerate che stiamo lavorando in cloud, quindi non stiamo. Non, adesso io sto qui vicino, ma potrei stare a casa di Alessandro a Palermo con l'impianto qui. Non ti ho invitato. Potrei, ho detto. Però se vengo con la maschera da Hulk mi fa entrare. No. E come lo sai tu, figlio, com'è contento? No, lui piace Spider-Man. Pure a me, per questo, pure a me. Infatti, avevo chiesto quella. Ok. Memorie eventi, ecco qui c'è una novità rispetto al Goldsoft. Vedete che qui abbiamo memoria eventi da centrale. Quindi praticamente noi qui, come facciamo con Goldsoft, possiamo scegliere il tipo di filtro, più recenti o meno recenti, scarica memoria e quindi praticamente lui adesso mi scarica tutti gli eventi che sono presenti in centrale. Posso, come da Goldsoft, esportarli in CSV e quindi posso stamparli e conservarli o consegnarli al proprietario qualora me lo chiedesse, o posso cancellare gli eventi. Quindi vedete posizione, data, tipo di evento, descrizione dell'evento, interrompi. Poi abbiamo anche quella da cloud. Quella da cloud, praticamente quella è la memoria eventi che trovate nella lista eventi nell'app Lince Home. Quindi può essere differente da quello che c'è in centrale. Nel caso in cui avete il telefono in offline, la centrale va in offline, quindi tutto quello che accade in quello spazio-tempo non viene registrato nel cloud, quindi non ci abbiamo gli eventi. Quindi ecco la differenza tra memoria eventi centrale e memoria eventi da cloud. Addirittura qui è più semplice, possiamo anche andarci a filtrare il giorno e se mi serve di sapere dal 16 al 17 quello che è successo, io praticamente mi scaricherà solamente gli eventi registrati in quella data. Vedete, è molto più veloce rispetto a quelli che si va a scaricare da centrale. Altra cosa, personalizza. Nel personalizzare possiamo andare a personalizzare le etichette dei programmi. Rosso, Oh, che giallo, fantasia che ha! Il rosso lo chiami rosso. verde. Ok, faccio salva. E dici, che mi serve questa cosa? Che mi serve questa cosa? Mi serve questa cosa che praticamente queste etichette, io quando vado ad aprire l'app, il mio impianto
pannello, non mi troverò più scritto G1, G2 e G3, ma mi troverò scritto rosso, giallo, verde, e poi posso pure, che ne so, perimetrale, interno, esterno, insomma, quello come più è comodo al cliente e riconoscere il tipo di programma che utilizza, così se lo personalizza nella descrizione. Stessa cosa, posso andare Etichettare. editare, editare il nome delle uscite filari. Le centrali gestiscono quante cose non abbiamo detto qui, ci vogliono giorni, no Lo so, ore. ma infatti dobbiamo essere veloci perché siamo anche in ritardo. E vabbè, ma io ho detto 3-4 ore. Le centrali a bordo centrale hanno tutti quanti 5 uscite, una relè e 4 open collector, comandabili anche da remoto, da app e quant'altro. E ambienti, gli ambienti dove praticamente ci andiamo a configurare, a creare i nostri ambienti, garage, giardino, aggiungere un ambiente, che ne so, camere, quello che volete. Qui praticamente voi dalla lista del default, dove abbiamo tutti quanti i sensori, gli ingressi filari, i sensori radio che fanno parte del nostro impianto, ce li andiamo a modificare, che ne so, tapparella lo voglio mettere su, addirittura cliccando lì sulla freccetta mi porta direttamente come si chiama, sul sensore. Se invece clicco su più, praticamente me lo posso decidere su quale ambiente metterlo, per esempio giardino, faccio ok. Torno indietro su ambienti, faccio salva, chiudi. Quindi praticamente adesso, tornando su ambienti, vedete, sul giardino è aumentato, ce n'ho uno, e se vado qui vedete che ce l'ho, ecco il baby. Quindi lo posso interrogare e posso andarmi a modificare le impostazioni dello stesso baby, oppure quando mi scatterà l'allarme. Se voglio andare a vedere il sensore, quello che è più facile rintracciarlo, perché mi sono creato i miei ambienti, dove è più semplice ritrovare qual è la periferica che voglio escludere, includere o modificare. Detto questo, ci rimane da spiegare che, come ha detto Alessandro, sia l'utente che anche l'installatore sulla piattaforma gratuitamente possono gestire fino a 3 impianti. Gratuito vuol dire che praticamente non potete utilizzare l'assistenza tecnica, e, come ripeto, fino a 3 impianti. Per usufruire del pacchetto completo dobbiamo diventare premium, naturalmente a pagamento, ma non vi aspettate che chissà quanti soldi vi costerà. Allora, scopri i vantaggi dell'utenza premium: gestione senza limite di più impianti, manutenzione impianto installatore tramite utenza CAT, costi di pagamento, attivazione dell'account però con un mese di prova gratuito, 3,9 euro mese per minimo di 3 mesi, oppure un'unica soluzione, 39,9 euro l'anno. Chiaro? Ho detto bene, tu che sei il commerciale responsabile vendita. Limpido. Quindi diciamo che il Oh, costo è veramente. diciamo che per chi ha più di tre impianti, Manca un pacchetto di sigarette, cioè manca il costo del pacchetto di sigarette. Quindi abbiamo detto, penso di aver detto tutto, non so se mi sono scordato non lo so, qualcosa. e mentre faccio qualche domanda, Sì. che dici? Ok. Iniziamo, Roberto ci chiede se la centrale è abilitata a eventuali espansioni da dedicare per l'automazione casa, vedremo qualcosa più avanti. Simone ci chiede se faremo dei corsi in presenza presso i fornitori per poter toccare con mano prodotti e vedere la programmazione. Bella domanda. Ormai ad oltranza stiamo parlando di sta finendo, ma c'è sempre questo virus in mezzo e non ci permette di farlo. Ma comunque, se contatti l'SS della tua zona, può farti vedere assolutamente tutto: programmazione, prodotti e quant'altro. Massimo, qual è la soluzione più rapida per la programmazione? So,
Personalmente, ormai negli impianti che ho io, i miei personali, utilizzo solamente il cloud per la gestione, modifiche e quant'altro. Poi è una questione personale. Poi Sergio ci chiede se il firmware può essere aggiornato dal remoto dell'Euronet se hai aperto le porte, hai fatto tutto quello che devi fare e hai accesso da remoto all'Euronet, sì. Poi Stefano non ha capito come poter collegare l'Euronet. L'Euronet devi aggiornare il firmware, col firmware aggiornato avrai un indirizzo, un seriale come quello che trovi nella centrale Gold e farai lo stesso processo ma non cliccando su Gold ma cliccando su Euronet. Uguale, identico. Si può abilitare il manutentore dal tastierino? No, No. no, devi farlo per forza dal cloud. Poi Maurizio mi dice che ha dimenticato il sapore della porchetta. Meno male. Lo sappiamo. Sapra la finestra, forse l'arriva. Massimiliano si congratula, vuole sapere se è possibile fare una dimostrazione nella vostra sede. Sì, no, per poche persone. Se volete venire, per noi non ci sono L'unica particolari cosa è che problemi, se venite qui, avvisatelo. no, no, a parte avvisare, ma soprattutto bussate con i piedi quando arrivate. Il solito scroccone. Va bene, niente, sei scroccone, basta. Poi Matteo ci chiede con Euronet a cloud cosa posso fare, cosa posso gestire. Tutto quello che fai sull'Euronet. Se conosci l'Euronet, quindi programmazione, eventualmente dal portale, l'inserimento, disinserimento, modifica, tutto quello che potevi fare dall'Euronet, adesso lo puoi fare direttamente dal portale, non app, In importante. più con le notifiche tramite mail, per adesso tramite mail, poi più là se forse se lavorerà per altri metodi, però. Graziano ci chiede, l'ultima domanda è integrazione con Magic? Sì, Sì, adesso adesso te la la fa vediamo vedere in adesso. questo istante. Se andiamo, posso andare avanti Vai, e ci vai, vai. sono altri. Ok, allora, sicuramente avrete tutti quanti aggiornato l'app, nuova grafica, molto più bella, e non si tratta solo di grafica, ma abbiamo fatto tante altre modifiche. Tra cui la personalizzazione, come ho detto, dei programmi, la personalizzazione delle uscite, la configurazione degli ambienti e in più, finalmente, la possibilità di gestire con la stessa app, con un'unica app, il nostro impianto o barra telecamera in cloud e poterla oltre che visualizzare in live, configurarla e utilizzarla come una video verifica. In che modo? Creandosi un ambiente dove abbiamo, che ne so, lo chiamiamo giardino, abbiamo i nostri bobby collegati, nello stesso ambiente ci andiamo a mettere la nostra telecamera o le nostre telecamere, quindi quando praticamente ci arriverà l'allarme, ci verrà fatto vedere, ci arriverà il messaggino disponibile, la video verifica continuare e quindi andremo a vedere l'immagine. Vi faccio vedere, anziché tanto non c'è niente da fare, vi faccio vedere i passaggi così almeno vi rimane più semplice, giusto, Elsa? Io sì, io devo andare a Napoli. Fai tu. Ok, faccio velocemente, dai. Allora, stiamo, Anche perché stasera voglio una buona pizza. ecco qua. Allora, andiamo sulla nostra Lince Home. Naturalmente è inutile che sto a dire che dovete avere già un account sull'app CTR Mazzi, che è l'app che ci consente di configurare in cloud e di gestire i nostri impianti videocontrollo o telecamere o singola telecamera. Quindi è necessario avere un account CTR Mazzi. Una volta che siamo entrati nella nostra, andiamo a vedere il nostro impianto che abbiamo creato. Eccolo qua, pannello corsi, vedete? Rosso, giallo, verde, quindi quello che abbiamo messo nel cloud ce lo ritroviamo qui. Se vogliamo andarlo a modificare dall'app, basta cliccare
sul programma e gli andiamo a modificare il nome, ok? Quindi lo potete fare anche da qui. Dagli ambienti possiamo anche, andiamo sugli ambienti, periferiche, ambiente, anche qui ci possiamo andare a modificare i nostri ambienti, aggiungere, non so, camera, addirittura ci possiamo divertire mettendoci le faccine, ok? E ci siamo creato il nostro ambiente, quindi praticamente qui nell'ambiente da default ci andiamo ad associare ingresso 8. Quindi faccio default, vado a selezionare camera, gli dico ok, ho creato l'ambiente. Quindi adesso se io torno sulla camera mi ritrovo l'ingresso 8. Quindi ci andiamo a creare, semplicissima da utilizzare, e ci andiamo a configurare. Poi da qui posso addirittura, anche cliccandoci sull'ingresso filare, posso anche, oltre a vedere lo stato allarme escluso, memoria allarme, sabotaggio, posso anche escludere l'ingresso qualora necessita, che praticamente mi devo escludere quell'ingresso, non sto a casa, lo posso fare tranquillamente, vedete? C'ho la segnalazione, addirittura mi appare anche l'iconcina che mi fa vedere che è esclusa la zona. Quindi tutte queste sono tutte le novità. Qui abbiamo la lista di tutti gli ingressi filari, qui abbiamo tutti i nostri dispositivi radio. Qui addirittura periferica radio ci dice per famiglie, per gruppi, ci dice quanti ce ne sono. Per esempio, il rilevatore me ne dà uno, se clicco su antiallagamento mi dice che ce n'è uno. Cioè, abbiamo tutto qua, vedi? Antipanico, quanti ce ne abbiamo? Ci abbiamo addirittura due, pulsante antipanico. Ok, andiamo a vedere le telecamere, mi dice account video non associato, quindi vuol dire che praticamente io non ho ancora fatto l'associazione nella configurazione delle telecamere. Come facciamo? Andiamo su setting. Sotto vedete che qui ci abbiamo associazione account TVCC associazione. Quindi non faccio altro che cliccare qui. Mi porta su una schermata dove mi chiede di inserire l'email e la password, spero che me la ricordo, del mio account CTR Mazzi. Autorizza. Ok, adesso vedete, se io vado su associazione mi dice già associato. Se vado su lista videocamere, praticamente io vado a vedere tutte le telecamere che ho configurate sulla mia app. Esterno Lynch, questo è live attuale della telecamera. Camera 1, se non ci credete che è live, ve lo dimostriamo. Aspetta, Eccomi fuori? qua, no, Ah eccomi, no. sto qui. Mi metto pure la maschera, così almeno vedete che sono io. Eccomi qua. Naturalmente la latenza ci sta, eccola qui che arriva, e sono sempre io. Perfetto. Quindi vedete, abbiamo il live, quindi delle nostre telecamere, senza andare nell'altra app CTR Mazzi. Ok, adesso io questa camera 1 me la vado ad associare sulla centrale pannello corsi. E lo vado ad assegnare a, che ne so, No, mettiamolo. camera no, che non sto in camera con te, No, smettila. vabbè, mettiamolo, lo lascio qui in default, così almeno sono sicuro che ci sono tutti gli ingressi e non mi vado a impazzire. Faccio salva. E salva. Ok, perfetto, torniamo indietro. Che succede? Inserisco l'allarme. Seguiamo il programma G1, in modo tale che così suona tutto quanto. G1, allora io adesso inserisco l'allarme, ok, ho inserito l'allarme, quindi mi è arrivata la notifica attivazione e disattivazione, me ne sono andato, scatta l'allarme, che succede? Arriva la notifica, allarme ingresso CT inerziale, quindi io che faccio? Vado su la notifica, vado a leggere, mi apre l'app, allora. Mi fa fa brutte, no, questo non c'entra niente. Oh, quante cose stai aprendo? Che cavolo, vediamo un po' se dobbiamo rifarlo. No, si chiude l'app, ma perché? Bello della diretta. Ai ai ai. Eccola qua. È disponibile la videorifica, continuare? Sì. Quindi io in tempo reale, oltre ad avere la notifica che mi è scattato l'allarme,
C'è pure sto bel ragazzo che me lo vedo, oddio, c'ho il live di quello che sta succedendo. Parla seriamente. Quindi so l'evento e c'ho la video verifica. Poi, naturalmente, se voglio andare a vedere le registrazioni e quant'altro, tutto quello che è successo prima, durante. Naturalmente no, che posso avere tutto da quest'app, mi sposto sull'app CTR Mazzi e lì Infatti, praticamente Ferdinando mi ci va. chiede se ha possibilità di gestire anche le motorizzate. No, per la No, è gestione solo di una lì. telecamere è solo allarme, associa all'ambiente, scatta l'allarme, guardi. Quindi poi la parte gestione rimane lì. Antonio ci chiede se registrano su cloud. No, non registrano su cloud, non esistono come al solito, a prescindere connessioni che possano poter garantire questo, quindi stiamo parlando di impianto videocontrollo normale, secondo tutti gli standard che abbiamo, di cui abbiamo sempre discusso, continuiamo sempre nello stesso modo, solo che c'è l'integrazione del video nell'app. Punto, basta. Questo, poi tutto il resto è sempre solo gestito come gestivamo prima. Si ascolta l'audio? No. Non sempre stessa storia del videocontrollo, tutto funziona sempre come le classiche telecamere. Roberto scrive: c'è la possibilità di associare video, verificare più telecamere nello stesso momento e ambiente? Sì, se hai messo più telecamere ti appaiono più telecamere nell'ambiente. Anche su Guardian Vision, no, No, solo CTR devi Mazzi. registrare su CTR Mazzi. Si possono associare telecamere normali? No, al momento no. Vai. Un'altra cosa che non vi ho fatto vedere, vedete dove ho cliccato prima sulla rotellina dove praticamente sono andato ad impostare il tipo di centrale e l'ambiente. A fianco c'è quel login della condivisione, perché se Alessandro gli voglio condividere, l'ho invitato come utilizzatore del mio impianto. Io gli devo condividere anche le telecamere, ma posso decidere, non tutte. Decido io quale telecamera far vedere a lui sulla sua app. Quindi posso tranquillamente, oppure se io Alessandro c'ha. Oltre al mio impianto, ma gestisce anche l'impianto di casa sua e c'ha l'impianto di videocontrollo. Praticamente lui, oltre a visualizzare le sue telecamere che c'ha nell'app CTR Mazzi, io per far vedere le telecamere devo condividere prima su CTR Mazzi le telecamere e poi le condivido sulla sua Lince Home. Ok. Andiamo avanti, quindi tutto questo l'abbiamo visto. Integrazioni domotiche, questa facciamo veloce. Come avevo già detto prima, abbiamo rilevatore anti-allagamento, rilevatore di fumo e con il gold out, che è un accessorio veramente che ci permette di fare tantissime cose, ad associarlo ad un ingresso e far scattare, aprire, poi vogliamo comandare qualsiasi cosa, la possiamo gestire dall'app Lince Home o la possiamo gestire tramite SMS e tramite SMS la dobbiamo programmare come remoto, mentre se la vogliamo gestire dall'app Lince Home noi gli possiamo dire pure che quell'out mi accende una luce quando magari mi rileva un sensore. L'ho configurato con quel sensore, ma a prescindere da tutto ciò, io dalla mia app posso mandargli un comando di attivazione che può essere o passo passo, temporizzato o impulsato. Quindi a prescindere da come è programmato, se io glielo comando da app, lui si attiva a prescindere. Quindi posso attivare caldaie, luci, gestire da termostato, ho la possibilità di associarlo a dei timer di attivazioni, cioè abbiamo due timer 1 e timer 2 con un calendario settimanale giornaliero a fascia oraria di un quarto d'ora. Io basta che vada ad abilitarmi la fascia oraria che voglio
Immaginate che voglio innaffiare le piante del mio giardino, anziché mettere una centralina, utilizzo il mio modulo out, quindi senza spendere ulteriori soldi, ce l'ho già sull'impianto. Addirittura, se arrivo in centrale, posso anche utilizzare un'uscita a filare. E quindi, praticamente, al raggiungimento della fascia oraria si attiva l'uscita e quindi innaffio le mie piante. Dispositivi IP di terze parti collegati tramite il cloud. Non gliela faccio più. Adesso lascio la parola ad Alessandro, perché questo è il suo mondo, Qui, bello, integrazione sì, domotica, è io quello che gli piace di devo, più a lui. vabbè, per chi mi conosce sono particolarmente fissato con tutte queste cose. Allora, giusto per darvi qualche indicazione e farvi capire quanto teniamo a quello che scrivete, quindi vi ricordo nel questionario, scriveteci tutto quello, tutte le segnalazioni, tutte le idee, tutto quello che vi passa per la testa, perché per noi è molto importante. Successivi sviluppi del Cloud Lince saranno proprio le integrazioni domotiche. Non mi ricordo chi me l'aveva scritto in questo momento, però ho tutto segnato. Se hai poi altre cose, scrivile, scrivetele tutti. Ma abbiamo già colto qualche tempo fa, in diversi l'avete scritto, abbiamo recepito il messaggio. Quindi, in tutto questo ambiente Cloud Lince stiamo già lavorando per integrare tutti questi protocolli, quindi Alexa e Google Home, ovviamente, IFTTT, NetAtmo, Broadlink, TP-Link, Shelly, Sonoff, Finder, quindi tutto questo pacchetto di prodotti che ci permetteranno di integrare e creare un unico ecosistema Lince, dove andremo a gestire anche la domotica in casa. Qua ci sono vari esempi, quindi possiamo parlare dello Shelly, in quel caso quello è uno Shelly 1, quindi un modulo relay connesso Wi-Fi per poter comandare tutto. Sonoff a spina, dei cronotermostati, quello sotto il cronotermostato NetAtmo. Ci sarà un'integrazione totale di tutte queste periferiche. Quindi l'ecosistema non si limiterà più ai prodotti Lince, ma potremo fare anche creare delle routine, cosa molto importante. Esempio, quando il Bobby rileva un'intrusione, andiamo a far accendere il Sonoff che è collegato alla luce del giardino, o comandarlo attraverso app, o tramite i timer col calendario, come ha visto, come ha fatto vedere Leo, potremo fare tutto. Diventerà un ecosistema totalmente integrato con periferiche di vari produttori. Quindi, se abbiamo già, come me, che preferisco Shelly, Sonoff o quant'altro, abbiamo già delle periferiche, andremo a integrare tutto nel nostro ecosistema. Prima l'ultimo punto che avevo magicamente sorvolato all'inizio della mia introduzione, vediamo di vedere anche le ultime domande. Solo perché ha resistito fino alla fine. Solo perché, no, dai, È sì, rimasto connesso fino alla fine. siamo ancora in parecchi, un centinaio di persone connesse. Abbiamo un Su bel record. Gold Out, allora, Ferdinando scrive, su Gold Out c'è solo un contatto pulito, c'è anche la possibilità di due contatti puliti tipo per gestione da parallele? No, solamente un contatto Gold pulito. out è un modulo uscita, non è un contatto radio. Quello che dici tu è il contatto radio, dove abbiamo. Possiamo utilizzare sia il read che No, un no, no, ingresso no, 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 ci ha ausiliare. messo contatto comunque per la gestione da parallele, intendeva il modulo out. Ah, ok. Ci siamo capiti con Ferdinando. Ok. Però possiamo dire che sul gold out, sul modulo 8, oltre all'uscita relay, abbiamo anche L'ingresso l'ingresso uscita. stato, che è importante per chi ha una caldaia che gestisce lo stato di attivazione o spento, collegandolo sull'ingresso, quando andiamo a comandarlo, ci dirà già ci darà l'informazione se la caldaia è già accesa o già spenta. Non rido per te, non rido per Leonardo. Leonardo ci scrive, perché tutto in italiano e poi i nomi sono in inglese? Mo domando pure io Perché fa per finto. mettermi in difficoltà, per Perché mettere in difficoltà me. nelle funzioni tecniche fa figo.
l'inglese. Io ho detto mettetelo scritto in romano, così non mi sbaglio. È possibile dall'app inserire programmi di inserimento come sulla tastiera? Al momento no, segnalalo. Quando sono previste le integrazioni, Davide, ma manco, è inutile che poi torturi me, Antonello, vi dicendo. Noi diciamo ci stiamo lavorando, sarà informato quando saranno disponibili. Poi, questo l'ho già detto, per registrarsi su CTR Mazzi non ho l'app sull'iPhone, scaricala, e sull'Apple Store. Lince Home. Paolo ci dà un'idea. Facciamo partire l'irrigazione quando l'intruso arriva in giardino. Bravo. Gli facciamo la doccia. Bravo. Però dovresti fare un bel silos di acido, così partono gli irrigatori, acido a posto, finito. Basta associare al sensore il modulo out ed ecco lì che poi... Sto scherzando, qua c'è la registrazione, nappi, poi nappi. Mi denunciano che ho... Mette la maschera. Incitazione all'attacco, no, non sono stato io. Adesso toglila, perché sennò dopo sembra che stai prendendo in giro sul prezzo. Allora, Sergio scrive, scusa, volevo dire che quando siamo nel passo di inserimento dati, Sergio, volevo dire che quando siamo nel passo di inserimento dati che riguarda il sistema, nella sezione dove si inseriscono i dati di composizione del sistema, non si poteva già avere una lista precompilata con i dispositivi da flaggare senza scrivere... Scrivono i suggerimenti. Ah, ho capito, nella composizione impianta è già la lista dei... Segnalo. Ci piace. Ok, al momento magari me ne sono persa qualcuna, ma mi sembra che le abbia lette tutte. Ho visto prezzo. Saluti a Palaola. No, scusate, non ci mettevo più, me ero distratto, non lo volevo dire. Oh. Allora, ovviamente il prezzo, in questo momento parlavo di prezzo aggressivo per poter andare a rompere un po'... quello che è il mercato, quindi centrale col combinatore GPRS, batteria, sensore volumetrico, contatto magnetico e cartello dissuasore, e così, con un prezzo comunque di listino normalmente di 691 euro più IVA. Al momento siamo in promozione molto aggressiva per l'installatore a 239 euro più IVA. Questo ovviamente è solo per installatori e dedicato a un periodo molto limitato. Stiamo in questo momento soprattutto di grave crisi. Degli altri, per le consegne, perché noi abbiamo abituato troppo male i clienti, gli altri stanno ritardando nelle consegne e abbiamo deciso di fargli un altro sgambetto per riuscire a rubare tanto agli altri. Quindi siamo partiti, nonostante noi continuiamo a consegnare con regolarità, vogliamo anche fare uno sgambetto per dare una marcia in più e una grande accelerata. Quindi il prezzo è decisamente molto aggressivo. E non trovate scuse, perché adesso il negozio è chiuso, basta che chiamate il vostro LSS di zona e loro sono pronti a ricevere l'ordine, giusto? Esatto. Alessandro ci chiede l'indirizzo del cloud. Aspettate, ve lo metto nel... Vabbè, a parte che vi mando la registrazione, la slide. Sì, nel menu domande ho fatto invia a tutti, vi dovrebbe essere arrivato il mio messaggio. Con l'indirizzo. Alessio, le centrali MST sono ottime negli ambienti casalingo, piccoli negozi, ambito terziario, industria, o case particolarmente, sono piccole industrie, case particolarmente grandi, le zone filari scarseggiano. C'è in programma una centrale più grande,
In programma ci sono tantissime cose. In questo momento, diciamo che il target di questo Focus. sistema non è quello dei mega impianti colossali. Massimiliano, complimenti, puoi gestire molte cose. Per capirlo completamente è necessario una demo nei vostri uffici. Massimiliano, quando vuoi. L'azienda è sempre aperta per tutti, non ci sono problemi, anzi, per carità, noi qualcuno ha fatto la battuta che manca la porchetta, noi il contatto umano è assolutamente il nostro preferito, non vediamo l'ora di poter iniziare a poterci rivedere in presenza, anche perché vi posso garantire che sì, magari facciamo un po' gli scemi e siamo in due, figuriamoci quando siamo tanti. Quindi ci divertiamo decisamente anche noi a stare, ci piace davvero tanto stare in compagnia di tutti e poterci vedere a quattro occhi. È difficile, insomma, trovare nel corso nostro gente che dorme. No, perché diciamo, a parte una volta ci hanno detto che eravamo un po' troppo seri, dovevamo essere meno seri, però infatti abbiamo detto, ma chi? Noi due. Vabbè, ok. Mi sembra strano, però. Un'altra domanda di Gerardino, così in extremis, su una centrale 9577 con GPRS a bordo, quando va in allarme mi dà un numero sconosciuto, ma se la SIM la inserisco in un telefono mi compare il numero telefonico, si deve impostare qualcosa? No. Devi vedere forse qualche impostazione del gestore, Mi sa perché che è un'impostazione del noi no, dalla gestore. centrale non puoi Esatto. nascondere il numero, l'identificativo, quindi devi vedere se c'è qualche impostazione sul gestore. Gianluca è un po' distante, prima o poi passerà O, a oppure trovarci quando quel può. numero non può essere bloccato da chi riceve la chiamata, non lo so, magari non ce l'ha Non lo so, salvato. magari prova a Sì. sentire Leo, lo chiami domani. Ivano, è possibile una centrale Robust 10 mettere una scheda LAN per poterla gestire al telefonino? No, l'ho A meno che detto non vai più su dice volte da cloud. perché solo su cloud. La metti sulla piattaforma, l'app no. Dal telefonino, se Da entra browser, nel sì. cloud, sì. Sergio, vi faccio una domanda indiscreta. Visto che avete fatto un monologo, siete rimasti soddisfatti della folta partecipazione? Decisamente sì, Quanti perché sono alla fine? Sono alla fine ci sono 100, stati 164 iscritti. 164 partecipanti che vi devo dire, non si vedevano da tempo. C'era stato il boom iniziale dei webinar, poi un calo. Questo devo dire che è stato un buon numero di partecipanti. Va bene, dai. Abbiamo concluso. Vi ringraziamo. Come al solito, io e Leo ci facciamo Dalla regia ci prendere dicono 171. a 171. Ottimo. Abbiamo un po' sforato come al Un po'. solito, però vi ringraziamo davvero, davvero, davvero Da tanto. seri o da pagliacci? Vabbè, consentito, oggi è giovedì grasso, quindi Ok, eccola, adesso è pure rotta, arcavoccione. c'ho il testone, Già. ma solamente perché ho un grande cervello. Vi ringraziamo. In questi giorni tutti con i figli alle feste di Carnevale, quindi fateli divertire. Vi ringraziamo e ci vediamo come sempre alla prossima. Da Capitan America è tutto. Alla prossima. Dall'incredibile Hulk, buona serata. Ciao a tutti, grazie.